Ciao a tutti ragazzi e bentornati a un altro Lunch Unbox di Joypad. Come al solito, prima di iniziare, grazie a Logitech per la C922 Pro Stream, la camera qui davanti. Ottimo, oggi ho una cosa piuttosto voluminosa di fianco a me da sboxare, da unboxare per voi. Si tratta di cosa? Lo scoprirete tra poco. Vista la dimensione nel mondo PC, probabilmente i più furbetti tra di voi probabilmente hanno una mezza idea di cosa questa possa essere. E quindi, senza ulteriori indugi, senza perderci in troppe chiacchiere, notate che sto perdendomi in troppe chiacchiere, passiamo alla cam al di sopra per vedere un po' cosa si trova in questo scatolone. Eccoci qua, come al solito. La visuale dall'alto ci aiuta, anche se questa volta ho un po'. Non ho fatto i conti con la dimensione della scatola, che questo denota grande preparazione da parte mia. Ah, ma c'è una scatola nella scatola, bene. Ok, un secondo. Forza erculea, aiutami tu. Ecco qua. Evidentemente si tratta di un monitor. È il monitor da 25 pollici di AOC, il Q2577 PVQ. Mi piacciono sempre moltissimo queste sigle. O no? Ok, vediamo un po'. Si vede un po' meglio davanti. Questo monitor da 25 pollici è più che 1080, è in risoluzione 2560x1440, quindi non proprio il 4K sognato da tutti i fan della Master Race, ma insomma di più del solito 1080 a cui siamo abituati, a cui la stragrande maggioranza dei giocatori ancora ad oggi gioca, perché ci vuole decisamente meno hardware rispetto a giocare in 4K. Adesso vediamo di aprirlo. Magari passiamo di nuovo alla visuale dall'alto, se ci aiuta. Magari sistemiamo un po' la cam. Ecco qua. Finalmente ecco il monitor. Scatoloni che crollano. Adesso, con tutta la calma del caso, vediamo di aprire questo schermo. Eccolo qua. Allora, diamo un po' un'occhiata. Ce l'ho a testa in giù. Questo è il monitor che recensiremo presto su Joypad. Facciamo una breve carrellata delle sue entrate e uscite. Allora, beh, l'entrata della corrente, come è ovvio supporre, qua. Poi abbiamo una porta DisplayPort, una VGA, una DVI e un HDMI. Il design non è male, è molto simile all'ultimo AOC che abbiamo recensito su Joypad, settimana scorsa forse. L'unica cosa che cambia per ora, a parte la dimensione e la risoluzione, che però, ups, non vediamo, è la barra qua sotto, che è grigia invece di rossa. Per quanto riguarda, appoggiamolo un attimo, anzi, appoggiamolo bene perché è un po' pesante. Eccolo qua. Per quanto riguarda lo stand, è anche questo molto simile a quello che abbiamo già visto tempo fa, anche se ha un sistema di bloccaggi qua dentro, che non so se vedete. Dovrò studiarci, diciamo. Un coso per il cable management, un sacco di schifezze che cadono brozzandomi tutta casa. E incluso nella confezione ci sono un cavo HDMI, sì, HDMI, DisplayPort, per qualche motivo VGA, basta VGA ragazzi, è ora di finirla, e il classico cavo della corrente tedesco. Seriously? Vabbè. Tanto siamo abituati in Svizzera a ricevere cavi della corrente tedeschi, che non ce ne facciamo niente.
E lo stand, degno di nota, perché ha questo effetto, metallo spazzolato, adesso è un po' coperto di lozzurie e plastica, però. Decisamente AOC non ha puntato a un effetto gaming duro e puro, con design, linee, colori strani. Nonostante la risoluzione sia più elevata, questo monitor non è indirizzato prettamente al gamer fissata, non c'è né G-Sync né FreeSync né Balle Sync, insomma, non ha features specificatamente indirizzate al gamer esigente di oggi. Io però direi che è tutto, nel senso non ho altro da dirvi, devo prima provarlo, poi ovviamente pubblicheremo una recensione completa mi piacerebbe ricordarmi come si chiama, guardo un attimo, del AOC Q2577PWQ. Questo bestione qua da 25 pollici, risoluzione 2560x1440 a 60 Hz. Ottimo, ragazzi miei, per oggi da Dave e Joypad è tutto. Se ci avete seguito su Facebook vi ringrazio moltissimo per essere stati in nostra compagnia. Se ci guardate su YouTube nella registrazione, come al solito, dimostrateci tutto il vostro infinito amore, datemi un abbraccio, like, subscribe, condivid, insomma, graffittate in giro, fate sapere che ci siamo, perché grazie a voi noi possiamo unboxare queste cose che poi, come ogni volta, dobbiamo anche restituire. Lacrimuccia. Ottimo, ragazzi, per oggi è tutto, io vi ringrazio e alla prossima. Ciao!